Fammi dare un ringraziamento al tuo centro, al Centro Studi Machiavelli, per aver permesso di riunirci oggi e di fare questo approfondimento alla vigilia di un vertice così importante, perché ritengo che questo sia veramente un momento, uno di quei momenti epocali su quello che un po' hanno evocato tutti i relatori che sono stati qui, dalla politica al diplomatico al militare, ovvero di una capacità straordinaria che l'Alleanza Atlantica ha da 74 anni, ovvero quella di adattarsi, una capacità di adattamento, che è l'aspetto che l'ha resa l'organizzazione che si occupa di difesa e sicurezza di maggiore successo nella storia. Questo non lo dico io, lo dice uno studio di Brookings Institutions del 2010, che aveva fatto uno studio vedendo tutte le alleanze nella storia degli ultimi 5 secoli che si erano occupate di sicurezza, ed era venuto fuori che solo 10 delle 63 alleanze, patti che si occupavano di sicurezza e difesa avevano superato il 40° anno di età. Qui siamo a 74, quindi abbiamo battuto sicuramente tutti i record. Ma anche se è difficile per me parlare dopo appunto aver sentito le relazioni del colonnello, che ha avuto, come avete capito, dei cattivi maestri, e mi riferisco non solo a me ma anche al generale Mini, vedo che lei non si è fatto mancare nulla, ma soprattutto sotto, diciamo, lo scrutinio occhiuto dell'ufficio che normalmente è vigilante sul Comitato Atlantico Italiano, e quindi del Ministro Cattaneo. E mi verrebbe di andare un pochino oltre l'agenda di Vilnius e elegantemente sia il Ministro Cattaneo che l'amico appunto colonnello Impegno hanno tenuto al guinzaglio, un po' nel cassetto, due elefanti che sono innanzitutto la minaccia della Russia, perché dobbiamo pensare, e qui mi piace citare una frase di Eisenhower che diceva che la cosa peggiore di una vittoria della Russia è una sconfitta della Russia. Quindi dobbiamo pensare anche al domani, possibilmente, speriamo non al dopodomani, di che cosa fare con la Federazione Russa, di come riprendere delle relazioni e di come ragionare su questo futuro dell'Europa di cui la Russia comunque dovrà far parte. E anche se è un'Europa che non sappiamo dove si sposterà il confine di questa Europa, e quindi qui bisognerà decidere se è su un certo fiume piuttosto che su un altro, e questi entrambi sono in quello che è il territorio legittimamente riconosciuto dal diritto internazionale dell'Ucraina. Quindi questo è un primo problema sul quale stiamo, secondo me, un pochino indugiando nel non trovare nel non aprire, diciamo, delle prospettive con degli elementi magari che possono agevolare, non dico domani, ma dopodomani, un certo percorso. Cioè, nel momento in cui si va ridefinendo un nuovo Occidente, dobbiamo anche pensare che questo diventi non solo una fortezza, ma anche un nuovo Occidente che riesca poi a esportare, a muoversi, a cooperare. E qui veniamo al secondo gigantesco elefante, che è quello della Cina, che per la prima volta entra nel concetto strategico dell'alleanza adottato esattamente un anno fa, se non sbaglio oggi il 19, mi pare esattamente un anno fa, mi pare che era il vertice di Madrid, e che dobbiamo evitare che da sfida, così come declinato all'interno del concetto strategico, non possa diventare una reale minaccia, e quindi qui dobbiamo usare tutte le azioni diplomatiche. Ben venga la visita del segretario di Stato statunitense in queste ore a Pechino. E questo adattamento dell'alleanza, sentendo appunto le relazioni che abbiamo avuto qui, ho l'impressione tuttavia che continuiamo a guardarlo un po' troppo con delle lenti del passato. Cioè, qui abbiamo un futuro che corre e sarà di fronte a noi con tempi ipersonici, per parlare degli aspetti militari, è un piuttosto che quelli cibernetici, eccetera, multidominio, e qui bisogna pensare anche al dominio sommerso, dove transitano sui cavi sommersi tutti i nostri dati che alimentano le nostre borse, le nostre transazioni, le nostre sostanzialmente economie, quindi società aperte, libere, democratiche, come tali quindi vulnerabili anche a tutta quell'azione di disinformazione su cui il Comitato Atlantico lavora, e lavora parecchio. Questo lo volevo dire all'onorevole Formentini,
le cui considerazioni mi hanno colpito, perché sembra che abbiano letto un certo rapporto che il ministro Cattaneo conosce e che presto circoleremo il 3 luglio in una riunione che si terrà al Senato, e che guardano appunto al futuro dell'alleanza. E qui, senza appunto dilungarmi troppo, la sollecitazione che credo vada rivolta soprattutto ai decisori politici, ai quali il Centro Studi Machiavelli, il Comitato Atlantico cercano così di stimolare degli elementi di riflessione, che sono quelli che appunto stiamo qui ponendo sul tavolo e alla vostra discussione. Credo che dobbiamo guardare a un nuovo Occidente, così come lo stesso onorevole Formentini parlava prima, basato sui valori, su dei valori che non sono più racchiusi solo da dei confini geografici, come accennavo prima, ma sono dei valori che uniscono quindi paesi come l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone, piuttosto che appunto altri paesi in altre aree, anche del Medio Oriente, perché no. E sono tutti quadranti questi, ed è stato sottolineato anche dal colonnello e dal ministro Cattaneo, assolutamente molto più interdipendenti e connessi di quanto non lo si creda. Cioè il 60% dei nostri beni transita per lo stretto di Malacca, piuttosto che il 90% delle alte tecnologie e dei chip, la cosiddetta chip war. Quindi sono cose che intaccano direttamente sul nostro sviluppo tecnologico, ma anche per un aspetto di sicurezza molto banale. E un domani che il nostro più importante alleato dovesse essere impegnato su un quadrante Indo-Pacifico, ecco che noi europei dovremmo assumerci molte più responsabilità per garantire la sicurezza del nostro continente, qualora magari non potessimo più fare affidamento sugli strategic enablers, cioè sui supporti, quelli che una volta si chiamavano le augmentation forces, che dall'altra parte dell'Atlantico dovessero essere necessarie per garantire la nostra sicurezza, qualora ci fosse qualche avventura a qualche confine di qualche paese alleato ed europeo. Credo che quindi dobbiamo guardare, e qui mi fermo, sono appunto alcune delle proposte che presto lanceremo, a questo nuovo Occidente con una visione assolutamente nuova. È un Occidente che si è ritrovato nei valori che forse aveva lasciato così un po' in maniera pigra e non considerato con particolare attenzione ciò che avveniva nel 2007, quando Putin faceva alcune dichiarazioni a una conferenza di sicurezza a Monaco. Non abbiamo voluto guardare cosa succedeva, appunto è stato citato, in Georgia nel 2008, e ci siamo svegliati solo nel 2014, ed ecco che la NATO qui ha adattato con una nuova strategia di difesa e di deterrenza, che ha fatto in modo che oggi, nel momento di questa aggressione brutale in Europa, in un paese partner dell'Unione Europea e della NATO, ecco che l'Alleanza Atlantica si è trovata pronta a difendere e a garantire la sicurezza dei nostri paesi. Ma credo che per il futuro questo nuovo Occidente, che deve guardare delle sfide ben più ampie e globali, quali quella cinese, che quindi sfidano il nostro sistema di valori, le nostre economie, il nostro modo, diciamo, di vivere, ecco che forse dobbiamo guardare in una maniera diversa, avere una relazione ancora più stretta tra la NATO e l'Unione Europea. E sotto questo profilo la nuova dichiarazione congiunta che pochi mesi fa è stata rilasciata va in questa direzione, e l'aggiunta di nuovi paesi che fanno parte, come Finlandia e Svezia un domani, che fanno parte sia dell'una che dell'altra organizzazione, rafforza la cooperazione fra la NATO e l'Unione Europea. Ma credo che questo debba diventare il cuore, il nocciolo di una comunità euroatlantica che sappia coordinarsi, fermo restando, e questo credo che sia un discorso caro ad alcune forze politiche che vedo qui, coordinarsi così come la NATO fa, le diverse sovranità nazionali dei singoli governi nazionali, rispettando gli interessi nazionali di ognuno dei paesi membri, ecco, un coordinamento più stretto, più serrato, che vada però anche a interfacciarsi con organizzazioni quali alcuni che abbiamo a livello quadrilatero nell'Indo-Pacifico, piuttosto che, si è parlato per esempio
di tecnologia, con quello che avviene nell'anglosfera tra Australia, Stati Uniti, Regno Unito. Ecco, dovremmo forse cercare di non avere due, tre aerei di sesta generazione, cercare di competere, perché siamo delle libere democrazie e in competizione fra di loro, ma dentro un perimetro entro il quale poi alla fine scegliamo le tecnologie, le condividiamo, andiamo avanti. E questo è un processo che, se vediamo quello che è avvenuto nell'ultimo anno all'interno dell'Unione Europea su alcuni fondi appunto per la produzione nel settore difeso, anche del munizionamento, fa ben sperare, e questo coordinamento è sicuramente molto più stretto. Non voglio andare avanti, però ecco il principio di fondo che invito e sollecito diciamo in una sede politica come questa è quello di guardare al futuro con uno spirito nuovo, cioè magari con maggiore inventiva, perché alcuni ragionamenti del passato, la stessa regola dei tre moschettieri che viene citata con riferimento all'articolo 5, credo che oggi cominci a non essere più valida. Nessuno ha valutato, con, a mio modo di vedere, con il dovuto approfondimento, quello che è l'impatto del Covid-19 sui paesi dell'alleanza. Noi abbiamo sempre detto che un attacco contro un paese fa scattare un meccanismo di solidarietà degli altri paesi a sostegno dell'aggredito. Ma se domani, non per colpa grave ma per dolo, qualcuno circolasse qualcosa che colpisse, così come il Covid ha fatto, più paesi contemporaneamente, questo comporta, quando si parla di resilienza delle nostre società, degli impegni molto più gravosi. Quindi, concludo con il 2%, il mondo che ci attende, che abbiamo domani mattina, perché i tempi sono di una rapidità appunto quasi in tempo reale, richiede molto più impegno. L'alleanza è l'organizzazione più efficiente ed efficace che noi abbiamo, dobbiamo preservarla, ma con una mentalità nuova, con maggiori impegni anche di risorse, e questo è compito non tanto e solo delle pubbliche opinioni su cui noi lavoriamo, ma anche compito dei decisori politici di trasmettere quelle che sono le responsabilità di governo, le responsabilità di un paese alle pubbliche opinioni e ai propri elettori, perché gli impegni di spesa che ci verranno chiesti a Vilnius non sono tanto e solo per un'alleanza e una struttura quasi fosse un dato della costellazione delle organizzazioni internazionali. No, queste organizzazioni, soprattutto la NATO, è qualcosa composta dai nostri ministri, dai nostri governi, che siedono intorno a un tavolo e in maniera sovrana assumono quelle decisioni che vengono adottate per consenso. Credo che qui ognuno dei nostri settori, noi con le pubbliche opinioni più o meno qualificate, i decisori politici per il loro aspetto, il diplomatico per le relazioni che deve portare avanti, il militare per le capacità che deve saper sviluppare e mettere anche nelle operazioni. Credo che tutti abbiamo un compito importante da fare, e ancora una volta sono grato a Daniele Scalea, al Centro Studi Machiavelli, per essere riuscito a riunire in questo tavolo appunto tutte queste diverse componenti. Grazie.